Mi chiamo Carmelo, ho 18 anni, faccio ragioneria, sono al quinto anno e gioco a calcio. Nel 2007 avevo 6 anni, vivevo a Palagonia, mio padre ha ucciso mia madre e dopodiché sono venuto a vivere qui a Senigallia con i miei zii. I miei zii oggi rappresentano i miei genitori. Madre aveva denunciato 12 volte le violenze, aveva denunciato le violenze subite da mio padre. Però lo Stato per aiutarla non ha fatto niente. Qualche anno fa abbiamo chiesto il risarcimento perché lo Stato non aveva fatto quello che doveva fare e in primo grado abbiamo vinto. Abbiamo ricevuto 250.000 euro di risarcimento e comunque abbiamo comprato un B&B e dopodiché lo Stato ha deciso di rivolgere questi soldi e quindi adesso siamo andati in Cassazione e stiamo aspettando il risultato. Se dovessimo restituire i soldi dovremmo vendere il B&B e quindi ci troveremmo in brutte condizioni perché comunque dai guadagni del B&B noi ci viviamo, ci mangiamo, comunque sarebbe anche un problema magari anche per il futuro, per andare all'università. Cioè, diciamo paura che ce li tolgano. Direi allo Stato di pensarci bene sulla scelta che dovrà prendere e di fare quello che sia giusto che faccia.